Signore e signori, gentili telespettatori di Rai Sport, buon pomeriggio, un saluto da Nicola San Giorgio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'Orienteering. Arghe Alp in quel di Aprica, evento particolare quello che commenteremo oggi, vero Pietro Illarietti? Intanto buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, sì, evento diverso dal solito, un evento che vede coinvolti dei Land, che sono queste comunità culturali che si trovano all'interno della regione alpina, ad esempio Trentino e Alto Adige gareggiano come due formazioni distinte. Qui siamo invece a Tirano, quasi il Trenino Rosso del Bernina, patrimonio dell'UNESCO. La gara invece è ad Aprica, siamo nel cuore delle prealpi orobiche, grandissima accoglienza. Vedremo una gara sicuramente dura perché i percorsi sono veramente impegnativi qui su queste piste da sci. Grande accoglienza da parte di Aprica, cartolina curata da Claudio Russo come sempre. E andiamo a sentire la voce dei protagonisti partendo proprio dal sindaco. Carla Cioccarelli, sindaco, che ha, assieme alle associazioni ha dato il suo benvenuto. Il benvenuto del territorio Arghe Alp 2016 al sindaco di Aprica, Carla Cioccarelli. Sì, Aprica si sta preparando da tempo per accogliere gli sfidanti di questa importante edizione Arghe Alp, una manifestazione di orienteering, uno sport decisamente in crescita, 11 land che stiamo attendendo per una sfilata, è una competizione veramente importante sulle nostre montagne, un'occasione importante per promuovere insieme al territorio anche tutti gli aspetti enogastronomici in un anno di Expo legati non solo ad Aprica ovviamente, ma a tutta la Valtellina. Qualità elevatissima che ben si sposa con il connubio territorio, ambiente enogastronomico e anche arte. Ovviamente noi li aspettiamo e speriamo che tutto vada bene, che il tempo che in queste giornate autunnali sia veramente benevole e permetta anche di poter apprezzare questi colori così forti e così belli che in questo periodo e solo in questo periodo un po' snobbato, diciamo così, dal turismo tradizionale, invece offre veramente delle opportunità per chi ama veramente scoprire la montagna. Tommaso Civera, tracciatore staffetta, quali difficoltà oggi e magari anche possibili favoriti? Oggi una staffetta veramente veloce, grandi pratoni, siamo nella parte bassa di Aprica vicino al paese, sarà molto veloce la gara, quindi alta velocità di lettura dalla carta, sapere sempre dove si è e correre a manetta. Quindi i favoriti, la gente che corre forte in montagna, sicuramente saranno Mamlev, favorito come staffetta può essere il Ticino, il San Gallo. I percorsi sono stati tanti, i punti abbiamo messo più o meno 66 punti, tanti forking, quindi sarà molto difficile per gli atleti seguire altri concorrenti, tutti dovranno leggere i propri punti, ci sono praticamente nella categoria elite 8 punti forking su 16, quindi bisogna stare molto attenti. Chiarissimo Civera. Sì, il tracciatore, ci sono 16 lanterne in questa che è la staffetta 3 della prima giornata qui ad Aprica. Andiamola a spiegare un po' questa staffetta, Pietro, perché non ci è capitato spesso di vederla. Beh, allora, la staffetta è una specialità che, come dice la parola stessa, vede coinvolto un team, in questo caso un team di tre concorrenti. L'importante quando si fa la strategia, quando i tecnici vanno a fare la strategia il giorno prima, l'importante è mettere assieme un team ben equilibrato solitamente. In questo caso le variabili poi da tenere in considerazione sono molteplici, nel senso che oltre alla vittoria possibile nella staffetta bisogna tenere conto anche di una classifica generale che è poi quella che porterà alla conquista dell'Arghe Alp. Si parte in salita qui ad Aprica per questa prima giornata, poi nel secondo giorno ci sarà una gara long individuale, tutto farà punteggio, esatto, per stabilire quale sarà il land che vincerà. Ci sono 4 nazioni partecipanti, Italia, Svizzera, Austria e Germania, e poi tanti, appunto 11 land come ricordava il sindaco di Aprica, Ticino, San Gallo, Turgovia, Alto Adige, la Baviera, Trentino, il Tirolo, Grigione, Baden-Württemberg, Vorarlberg, insomma tante realtà che si stanno cimentando in questa gara, questa staffetta della prima giornata.
Esatto, qua vediamo un'altra partenza, mentre a bordo, diciamo, pista c'erano il vice sindaco di Aprica Bruno Corvi, accompagnato dal grande organizzatore, il presidente del comitato regionale lombardo dell'Affiso, che è Beppe Ceresa. Ancora immagini di corsa in salita, e questa immagine ci dà l'opportunità anche di vedere le età dei partecipanti. Ci sono veramente bambini, adulti e anche anziani di entrambi i sessi che si cimentano nel orienteering qui ad Aprica. La giornata mi sembra perfetta. Giornata perfetta, grande sole, il mattino presto c'è molto freddo, ma durante la giornata poi il sole scalda molto bene. L'importante poi è magari nelle zone di bosco c'è un pochino più d'ombra, però insomma diciamo che siamo stati molto fortunati ad Aprica, perché siamo stati accolti bene sia dalla popolazione locale che poi appunto dalla clemenza del meteo. La regione favorita secondo te, Pietro, il Trentino? Ma allora, diciamo che ci sono ottimi elementi nel Trentino, che è arrivato qui con circa 70 elementi, quindi 70 elementi schierati per conquistare il trofeo dell'Arghe Alp, però ci sono gli svizzeri molto insidiosi con Sangallo, veramente forte, Ticino appunto, e poi ottimi elementi anche nell'Alto Adige, però forse numericamente sì, non hanno delle formazioni così numerose come quelle degli avversari che abbiamo citato poc'anzi. Ad esempio nell'Alto Adige c'è un campionissimo dell'orienteering italiano che è Mikhail Mamlev. Mikhail Mamlev è il tracciatore, lo ha proprio indicato come uno dei campioni favoriti per questa due giorni. Beh, sicuramente. E c'è anche però un certo Roberto Dalla Valle che... Sì, che abbiamo visto vincere e andare quasi sempre spesso, a podio. Sì. Tra le donne ricordo fortissima la ticinese Elena Rosa, e poi abbiamo una altoatesina che di solito vediamo con la maglia azzurra e oppure con quella dello Sporting Club Merano, che è Christine Kirchleckner, la ragazza che quest'anno praticamente ha cannibalizzato la stagione. Quando c'era lei era praticamente vittoria assicurata, almeno nella categoria elite femminile. Eccolo qua il momento del cambio con il rispettivo compagno di squadra di Land. Eccola qui, l'hai anche nominata, Christine Kirchleckner, che aspetta il proprio cambio. Molto concentrata e quest'anno è in grandissima forma, sempre vincente, sempre ha sbagliato pochissimo, e quindi però vediamo che anche gli svizzeri qua a Sangallo si stanno con questa maglia a pua verdi, però sono molto molto competitivi, sicuramente saranno tra quelli che potremo vedere sul podio finale. Allora, ti dicevo, molto importante la strategia nella staffetta, perché ad esempio in questo caso si cambia magari che non si è nelle posizioni davanti, quindi potrebbe subentrare, come in questo caso Mamlev stava aspettando il suo turno, altri avversari sono già andati e qui potrebbe subentrare una sorta di nervosismo, di tensione, e poi una volta partito ci potrebbe essere quella voglia di strafare che ti potrebbe portare inevitabilmente all'errore. Devono completare il percorso in tre. Sì. I tre partecipanti della prima giornata, poi nella seconda giornata ci sarà invece il classico, l'individuale long che abbiamo visto tante volte. Esatto, poi un altro elemento che devi Laura tenere... Fischer intanto della Baviera. Sì, un altro elemento da tenere in considerazione è anche i primi partenti, quel senso di responsabilità che ci si sente addosso, perché non si vuole sbagliare per non poi penalizzare la gara degli altri. Quindi è una gara veramente difficile, non fisicamente ma da un punto di vista proprio psicologico. Bisogna avere una mente molto salda. Si entra e si esce dal bosco, dalle zone boschive, per poi andare a punzonare l'ultima lanterna. Assolutamente sì, oggi secondo me è una gara più facile, mentre domani vedremo grandissime salite, grandissime pendenze, e lì secondo me si faticherà ancora di più. Anche l'Austria con Martin Bogensperger, e questo è Roberto Dalla Valle, uno dei favoriti insieme a Mamlev. Sicuramente sì, Roberto Dalla Valle in questo caso gareggia per il Trentino, sono lì, se la stanno giocando, vediamo se riusciranno ad aggiudicarsi la prova odierna. Mamlev, che tra l'altro è in squadra con Christine Kirchleckner, quindi insomma gran bella squadra. Sì, assolutamente sì. Ecco, questo ci dà anche il là per ricordare
i nostri telespettatori l'avranno già sicuramente notato, che le squadre sono miste, sì, cioè, possono essere miste. In questo caso la squadra è mista, come vedete molta attenzione a trovare il giusto punto di controllo, non... E poi il tracciatore a un certo punto ha parlato del forking, ossia di quella attività che viene fatta per far sì che gli atleti non seguano uno che lo precede, ma ognuno ha un percorso differente, magari passare negli stessi punti ma in momenti diversi. Quindi anche lì ci sono dei tecnicismi molto importanti che il tracciatore pensa prima. Beh, certo, anche perché si potrebbe pensare che uno possa fare una gara a inseguimento, si mette dietro a un avversario e va a punzionare le varie lanterne facendo fare tutto il lavoro all'avversario. Invece c'è una gara individuale da compiere. Tommaso Civera è stato un tracciatore perfido e ha studiato una serie di forking per evitare queste dinamiche. Eccolo qui Mamlev, sempre super in forma, scavalca la recinzione che penso sia posata per gli animali al pascolo. Sì, perché assolutamente l'orienteering si fa all'aria aperta, si conoscono zone boschive e posti veramente incantati dove spesso ci sono animali pascoli, sì. E questo è anche il bello dell'orienteering, questo è l'arrivo intanto. A volte è successo, magari nella gara che c'è stata in Liguria, negli Appennini, che dei concorrenti hanno incrociato i cinghiali, quindi sempre è possibile fare anche piacevoli incontri. Qui iniziamo a vedere gli arrivi dei giovani, poi qua ecco i trentini che si vincono la loro staffetta. E le varie regioni che arrivano in questa prima giornata di staffetta. Gabriele Cannella, ex sciatore di altissimo livello trentino, che aspetta ancora l'arrivo del terzetto maschile composto, sì, dalla Valle Arogaio e sì, Malacarne, Johnny Malacarne. Ecco la Turgovia. Christian Kreis per la Turgovia. La Turgovia ha fatto una grande gara. Sì. Complimenti alla Turgovia, che è un cantone svizzero. Hanno espresso una grandissima performance nella prova elite maschile, mentre nel complesso non presentano uno squadrone. Quindi un grande exploit, ma difficilmente li vedremo poi nelle posizioni alte della classifica generale. Svizzera ancora sugli scudi con David Stark, che abbiamo visto punzionare all'ultima lanterna. Secondi i trentini, come vedi arriva ora Roberto Dalla Valle. La Baviera e adesso l'Alto Adige con Sabine Rottensteiner. E quindi ci avviciniamo quasi alla chiusura della prima giornata e ci portiamo poi nella zona delle premiazioni, ma prima di andare alle premiazioni una bellissima... Queste sono le vincitrici del San Gallo. Prima di andare alle premiazioni c'è una bellissima sfilata cittadina con il vice sindaco, con il vicepresidente regionale del CONI Vanoi, con il presidente provinciale del CONI Ettore Castoldi, il presidente della FISO Mauro Gazzerro. Quindi questa prima giornata è tutta all'insegna della Svizzera, perché la Turgovia, sì, vince la gara maschile davanti a Trentino. Invece le donne del San Gallo hanno la meglio sul Canton Ticino e, esatto, sulla seconda formazione di San Gallo. Esatto, mentre Trentino con Alice Ventura, Jessica Orler e Francesca Taufer sono quinte. Ciao Gala Turgovia 1:56:29, il Trentino 1:57:55, mentre San Gallo 1:59:20, questo nella categoria elite maschile. Vedi che arriva Mamlev. Tutte e tre sotto le due ore, dunque. Mamlev, grande campione, che però non arriva nei primissimi posti perché la sua squadra non è stata. Eccola qui la classifica generale. Eccola qui, oggi. Staffette donne elite San Gallo, Ticino San Gallo, dunque tripletta svizzera. E poi Turgovia, Trentino, San Gallo, quindi Trentino che si inserisce tra le due formazioni svizzere. Questi sono i punti, sì, che si porteranno nella seconda giornata le squadre. Ticino con 150 punti.
E qui è il momento della sfilata cittadina, una bellissima sfilata, come vedi pian piano si sta, questo serpentone sta prendendo corpo, questa è Elena Rampado, una delle organizzatrici, ognuno con la sua bandiera e il manifesto, il Trentino si schiera davanti, questi granata non sono il Torino ma sono il Trentino. Con i loro campanacci. Polisportiva Besanese per la Lombardia, ecco qui Vanoi, Corvi e Gazzerro con dietro Ceresa e poi Castoldi. Qua si parte, ovviamente la strada è stato chiuso anche il traffico. Il tratto di strada, sì, chiaramente. Per questa processione, anche se qualche macchina passa ancora nella, sì, dalla parte, mezza corsia. Mezza corsia. Insomma, festosa questa processione. Sì, perché devo dirti che ci porterà poi al secondo giorno alla gara, esatto, individuale long. Alle premiazioni, alle interviste, ma soprattutto questo è un momento di festa, perché questo è un evento di festa. Presidente Gazzerro con il vice sindaco. E si sale al palazzetto dello sport, dove saranno effettuate le, sì, premiazioni di questa prima giornata, però ricordiamo che la Argealp si chiuderà al termine delle due giornate con la classifica a punti. Assolutamente sì, eccoli qua, si comincia con le donne qua premiate, le donne del San Gallo, esatto, mentre la seconda sono le ticinesi, vedo lì Elena Ross, una delle grandi favorite anche per la prova long del giorno seguente. San Gallo, Ticino, San Gallo, questo è il podio delle donne. E questi sono gli uomini con i trentini che si classificano al secondo posto, vediamo lì Roberto Dallavalle, Johnny Malacarne e Aaron Gaio, quella è l'Aquila, l'Aquila Trentina, simbolo della regione, anche quando c'è il trofeo delle regioni, l'anno scorso c'era Leoni Veneti contro Aquile Trentine. Andiamo a sentire i protagonisti, i vincitori. A vincere in Aprica sono le ragazze di San Gallo. Sì, grazie. It was a very nice race. Una bellissima gara. Very challenging. Molto combattuta. It was very close. E it was difficile. Good that, all the è stato un buon risultato, siamo stati tutti molto vicini come distacchi. Close together, but it was until the end it was very close. For tomorrow, are you ready to gain the overall classification? Yes, we really would like to. Noi vorremmo vincere domani, we did that before, but it's challenging because ma dobbiamo Ticino combattere and contro Trentino, Ticino e good, Trentino, so sono ottime squadre well e dobbiamo gareggiare molto bene per vincere, per ottenere altri punti. Gaio Malacarne dalla Valle, così in ordine oggi, la vittoria è mancata di un soffio. Sì, noi abbiamo fatto il nostro meglio, una grande rimonta di Roberto alla fine, ma un minuto, l'anno scorso sono arrivati secondi loro, abbiamo vinto noi e quest'anno abbiamo fatto il contrario. Domani puntate a scavalcarli? Sì, domani abbiamo l'occasione di riscattarci, diciamo, anche se comunque il secondo posto è un risultato molto buono e positivo sempre. Dalla Valle super competitivo, oggi guiderai il Trentino anche domani, immaginiamo. Ma sì, dai, oggi è andata bene, domani speriamo di fare altrettanto bene, dai. Insomma, è stato abbastanza chiaro Dalla Valle, lo vedremo anche in questa occasione perché siamo passati alla seconda giornata, si prende la seggiovia, sì, e si va su al Palabione per la gara individuale long. Ti devo dire che cambia completamente lo scenario, passiamo da uno scorcio semicittadino perché ieri avevamo il bellissimo paese di Aprica sullo sfondo, qua invece siamo completamente nella natura, siamo proprio sulle montagne, siamo in mezzo alle piste da sci, poco sotto c'è una riserva dove c'è anche l'orso. Ti devo dire che qui il mattino erano circa 8-9 gradi, non di più, e nelle zone d'ombra era veramente fresco, ma gli orientisti sono abituati a queste cose e hanno, vedi, molto coperti il mattino, qualcuno tremante, però hanno preso tutti il via per una gara che si preannuncia veramente spettacolare. E verrebbe da dire che, visto che c'è l'orso, mai come stavolta è importante non sbagliare strada. No, no, è importante non sbagliare strada, ma qua ti rassicuro perché l'orso è ben recintato, ma sentiamo subito il saggiatore Paolo Mario Grassi. Il sole deve ancora arrivare qui in Aprica, Paolo Mario Grassi ha appena tracciato la gara long.
Sì, siamo appena rientrati dal bosco per posare i punti della gara long. Oggi è la gara long dell'Argealp, un terreno che tutti appunto conoscono come un terreno molto duro perché ci sono molti dislivelli, è il terreno classico alpino, c'è molta acqua, ruscelli, quindi la corsa risulta molto ostacolata, e per cui una difficoltà di oggi sarà appunto sapere anche, oltre a sapere dove andare, sapere anche correre in una maniera adeguata. Perfetto, dunque sono 21 le lanterne di questo tracciato. Donne, questo è il tracciato donne. E qualcuna in più, quella degli uomini, come sempre. Qua, uno dei grandi protagonisti, l'abbiamo subito intercettato con questa camera mobile, Michael Mamler, che sembra molto rilassato, ci osserva. Sai, solitamente può capitare che l'atleta prima della gara è anche molto nervoso, invece vedo anche dei volti piacevolmente distesi. Beh, del resto non si può essere così tanto nervosi di fronte a questo bellissimo panorama, a questi paesaggi. Attenzione, perché David Stark è uno dei ragazzi che oggi potrebbe fare molto molto bene. Senti, un tuffo nel passato, questa invece è Nausicaa Paris, che è un po' la capofila del Trentino, lei è la responsabile di questa trasferta, è lei che ha portato tutti questi quasi 70 trentini, mentre si prepara concentratissimo ora Michael Mamef. Ti dicevo prima e ti lascio parlare, pochi mesi fa eravamo qui ad Aprica, dove Landa Meana ha vinto il Giro d'Italia. Per il Giro d'Italia, sì. No, no, ha vinto la tappa. La tappa, certo, poi Alberto Contador. Giro d'Italia l'ha vinto poi Alberto Contador. Grande però spettacolo sul Mortirolo. Sì, sì, grandissima tappa. Ecco Elena Ross. Vinta da Landa Meana, ecco Elena Ross per il Ticino. Lei è una delle grandi favorite per la prova long. È un'atleta molto esperta, molto competitiva, così come esperto e competitivo è Roberto Dalla Valle, che quest'anno ha fatto molto bene. È stato anche vincitore di gare non solo di Orientini ma anche di grande resistenza. E tra gli uomini e le donne possiamo dire che ci aspettiamo una sfida tra Dalla Valle e Mamlieyev. Sì. E invece tra le donne, tra la Ross e la Kirklechner, poi chiaramente si inseriranno sicuramente altri, certo, avversari, però questi sono quelli che in qualche modo ci aspettiamo in questa gara long veramente bellissima. Arogaio, che hai visto partire poco fa, potrebbe essere uno di quegli atleti che è in grado di portare punti preziosi per la causa del Trentino. I raggi del sole sulla telecamera, questa splendida giornata accoglie gli atleti. Beh, devo dire che il bosco è fantastico qui ad Aprica. Si corre ovviamente in questi pratoni, come vediamo in queste immagini, ma anche all'interno di sentieri scoscesi e boschi fitti. Come per dare un'occhiata alla cartina è meglio essere nei pratoni. Sì, diciamo che perché si rischia di inciampare. Come puoi vedere in questo caso c'è questa lingua senza alberi che sono le piste da sci. Sono le piste da sci. E qui sorpresona di oggi. Antonio Rossi, andiamo a sentire l'assessore allo sport della Regione Lombardia. Ad applaudire i campioni di Argealp, uno che di vittoria se ne intende, Antonio Rossi, campione mondiale ed olimpico. Sì, oggi è una bellissima giornata, insomma l'orienteering poi è una disciplina che mi affascina tantissimo, che già provavo quando ero al liceo e insomma poi conosco anche bene perché mia sorella è stata una delle prime ha fondato una delle prime società in Lombardia, l'Irvana Verde, quindi insomma mi parlava sempre di questo orienteering. Ecco, oggi impegnato come assessore, ma la gente la riconosce di più per i suoi successi o per la sua attività di assessore? Ma direi per i miei successi, anche perché ho avuto una carriera abbastanza lunga, perché ho fatto 5 edizioni di giochi olimpici, quindi sono quasi 20 anni di attività, mentre come assessore solamente 2 anni e mezzo. Qual è il ricordo più bello della carriera? No, dei ricordi ne ho tantissimi. Penso che oltre a tutti i valori che lo sport insegna, il fatto di avere conservato tante amicizie a livello sia nazionale che internazionale, insomma questo è molto bello perché anche col passare del tempo poi ci si ritrova e insomma è un po' come allargare il proprio orizzonte. Quindi dall'acqua ai boschi andiamo a provare l'orienteering?
Sì, andiamo, e ti ho detto, andavo al liceo l'ultima volta che l'ho provata e non ero un fenomeno, quindi dammi una cartina e andiamo a punzonare. Simpaticissimo Antonio Rossi, dammi una cartina, andiamo a punzonare, grandissimo campione, storia Antonio, dello come sport. Come sta andando questo orienteering? Ma ti dirò, la canoa è molto più semplice, quindi non so molto bene, mi sono un po' perso. Nell'orienteering non si è mai perso nessuno? E vuol dire che c'è tempo ancora, c'è ancora luce, quindi arriverò alla prima lanterna, non ho ancora trovata una. Meglio in acqua sicuramente. E allora ce l'abbiamo Antonio fatta, Rossi. Com'è andata? Ma ti dirò, una volta che impari a leggere la cartina è bello, è emozionante, e devo dire anche no, non così facile, però è fattibile. Ho trovato anche due porcini, li ho segnati sulla cartina e devo ritornare a prenderli. Quindi un nuovo aspirante alla maglia azzurra? Sì, no. Siparietto con Antonio Rossi. Con il nostro Pietro Illarietti. Beh, ci avviciniamo oramai all'arrivo, vediamo chi vincerà questa prova long. I porcini di cui parlava Rossi, no, questi non questi sono porcini. No, no, questi meglio, non, meglio lasciarli lì. Rug Simon per il San Gallo, adesso anche il Tirolo con Selina da Bernig. Oggi l'arrivo è proprio in mezzo al bosco, quindi un arrivo molto molto minimal. Più di un'ora ci metteranno i partecipanti, questo è il percorso long, in genere sui 75 minuti, 70-75 minuti la durata della gara. Direi che la lotta è tutta tra Roberto Dalla Valle e Mikhail Mamlev. Eh sì, l'avevamo prevista in qualche modo, lotta, duello tra Roberto Dalla Valle e Mikhail Mamlev, e vediamo se le immagini adesso ci porteranno alla gara femminile. Eccola qui Emily Grubel, ma soprattutto per vedere la sfida tra Elena Ross e Christine Kirchlechner. Come sta andando? Primo posto per Mikhail Mamlev in questo 1:14:28 per Mikhail Mamlev. Perfetto, arrivano una giovane e finisce poi pian piano le proprie fatiche anche Christine Kirchlechner, e vediamo il suo tempo sicuramente sul podio, 1:18:07. Ricordiamo che il tempo conta relativamente nell'ambito dell'Arghe Alp, perché tutto fa punteggio, esatto, per i land che partecipano. È un bello strappo questo, sì, con questa salita. Adesso è importante vedere Roberto Dalla Valle, il tempo di Roberto Dalla Valle, 1:17:19, dunque quasi 3 minuti ha lasciato a Mikhail Mamlev, che a questo punto possiamo dire si è aggiudicato, sì, questa gara, staffetta, questa prova long. Assolutamente sì, lì poi subentrano altri calcoli, bisognerà capire nel calcolo appunto della graduatoria finale come si piazzerà il suo land, che però in questo momento non sembra essere nelle posizioni di vertice, perché sembra che Ticino, San Gallo e soprattutto Trentino in questo momento forse potrebbero essere piazzati meglio. Ci ripensano i concorrenti che hanno appena concluso il loro percorso, arriva anche Ivano Bettega per il Trentino. Sì, un giovane. Anche il San Gallo, insomma, pian piano. Rug Simon molto stanco, anche Arungaio anche lui per il Trentino, addirittura è arrivato a piedi, cioè non correva nemmeno più, si vede che lo strappo finale era. E qua, eccola la classifica individuale, Elena Ross batte Christine Kirchlechner, quasi 6 minuti sì ha dato a Christine Kirchlechner, e Mikhail Mamlev su Roberto Dalla Valle per circa 3 minuti, terzo è David Stark. La classifica finale con Ticino che guadagna 158 punti, in totale dovrebbero essere 313 sì punti per il Ticino, che dunque vince la classifica land davanti a San Gallo e Trentino. Perfetto. San Gallo 293, Trentino 220.
e dietro seguono l'Alto Adige, la Lombardia, il Grigione, la Baviera, il Tirolo, il Baden e il Vorarlberg. E qui siamo alle premiazioni finali con Michael Mamle davanti appunto al nostro Roberto Dalla Valle a Stark, una grande soddisfazione per lui che si conferma un atleta sempre al vertice, competitivissimo nonostante i suoi 40 anni. 40 anni molto ben portati per Roberto Dalla Valle, che viene festeggiato anche dai componenti della squadra e anche dai tifosi del Trentino, e per il Ticino invece festeggia Elena Ross, che vince davanti a Christine Kirchleckner e a Nina Brunner. Premia Antonio Rossi con il sindaco Carla Cioccarelli, sindaco di Aprica. Presente anche il presidente della FISO Mauro Gazzero e il presidente della FISO Lombardia Giuseppe Ceresa. E questa invece è la premiazione dell'Arghe Alp classifica Land, dunque esatto. Il Ticino sul gradino più alto del podio con 313 punti, San Gallo con 293 in seconda posizione, Trentino 220 in terza posizione. Elena Ross, Michael Mamlin sono i vincitori della gara long di oggi, gioia ma anche tanta fatica. Sì, è stata proprio una bella gara qua ad Aprica in montagna col sole, però era dura, tanta salita ma anche tanta discesa ripida che è secondo me faticoso quasi quanto la salita. Mamlev, il vecchio leone non abdica mai. Dai, si è andata molto bene, è ultima gara di orienteering per me questa stagione e sono felice di tenere la mia forma fino alla fine e sì, ho vinto, perfetto, meglio di così. Ticino, vincitore di questa Arghe Alp, alla base di questo successo una strategia particolare o che cosa? Niente, abbiamo scelto le persone giuste nelle categorie giuste, insomma. È stata comunque dura, nel senso che avevamo diverse defezioni, ma nonostante tutto siamo riusciti a formare una squadra di buon livello e siamo riusciti a vincere. Voi avete comunque una grande tradizione sportiva. Sì, sì, da corso orientamento c'è da diversi anni ormai. Giuseppe Ceresa, un bilancio organizzativo entusiasmante di questa Arghe Alp? Direi proprio di sì, due giorni intensi, due giorni con l'organizzazione che ha lavorato al massimo per dare due eventi eccezionali. Ieri la staffetta, oggi l'individuale, l'amministrazione ci ha supportato e direi che comunque è sempre una cosa importante per la Lombardia, quindi per il comitato, questa aggregazione di diverse società che lavorano per fare questi eventi. Bene, complimenti al Ticino, dunque anche a Mikhail Mamleyev, che ha detto questa è stata l'ultima gara dell'anno. Della stagione, però quindi a 40 anni ha tutta la voglia ancora di continuare. Noi siamo in chiusura, grazie a Pietro Illarietti, grazie a Roberto Pepe per l'assistenza tecnica e un buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.